Buongiorno, allora oggi è martedì e io sto andando a fare la spesa, però visto che c'è stato qualcuno che mi ha chiesto di far vedere i capi di lucchiero indossati qui perché non ha Instagram, adesso vi faccio vedere un attimo. Questo è il completo dell'ultimo lucchiero che mi è arrivato, che vi ho fatto il video, e sul lucchiero autunnale. Sono un paio di pantaloni semplicissimi neri. L'unica cosa è che sono un po' alleggerini, ma insomma a me non mi importa perché sulle gambe non sento particolarmente freddo. Più che altro io sento freddo qui sopra, infatti sono tutta incordata. Questo invece è il maglione color mattone autunnale, caldissimo, devo dire la verità, a collo un po' alto. Questo è perfetto oggi perché da me tira tramontana. E niente, poi io ho messo questi accessori sull'oro rosa, anche gli orecchini sull'oro rosa, vabbè comunque non vedrete niente, non fate caso ai miei capelli che so, devo andarli a sistemare. E niente, adesso porto Alessandro a scuola e poi niente, poi vado a fare la spesa all'Eurospin. E quando appena torno, diciamo, vi faccio vedere quello che ho preso, anche perché ci sono delle cosine di Natale molto molto carine. Allora, ragazzi, eccomi tornata dalla spesa. Sono tornata e ho scoperto che hanno staccato la corrente a tutto il paese perché stanno facendo dei lavori. I casi della vita, ragazzi. Allora, devo levare un attimo, abbasso il collo qui perché non è fattibile. Allora, spero che la lavastoviglie abbia sperato. No, non aveva finito. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, sono andata all'Eurospin a fare la spesa, come vi dicevo, e niente, ho preso un po' di cose, tra cui un pochino di cose natalizie, e ho speso 100 euro. Lasciamo stare perché comunque stavo per prendere anche altre cose, però ho lasciato perdere un attimo. Allora, ho preso innanzitutto queste. Finalmente sono riuscita a trovare queste benedette uova. Queste qui sono 12-15 uova. Era una vita. Quando io vado all'Eurospin, queste sono sempre finite. Finalmente ne ho trovate 15 uova. Quindi queste. Ottimo, poi aperta c'erano delle cassettine di frutta e verdura. Io ho preso la cassettina questa dei mandarini, le ho controllate perché alcune erano acciaccati, le ho controllate, speriamo bene, tanto adesso li tiro fuori e li metto nella confezione. E poi ho preso la cassettina di uva perché l'uva che ho preso da mia cognata non ci è piaciuta, troppo. Non lo so che c'ha, comunque non ci è piaciuta, e ho preso questa qua. Ho ripreso questa qui che è quella che prendo sempre. Poi passiamo alla bustina piccola. Allora, mi casca tutto e si rompe tutto. Ho ripreso le banane, queste sfuse, e le ho prese, ho cercato di prenderle un po' verdine, tra il verde e il giallo, non l'ho volute prendere proprio proprio gialle perché sennò non ci durano. Poi, e me rifanno tutti i moscerini. Poi passiamo, allora, io lo so che la mia spesa sembra la spesa dell'alcolizzato, però vi assicuro che non è così. Allora, ho preso 3 bottiglie di vino bianco e 3 bottiglie di vino rosso. Io di solito prendo le bottiglie di vino all'Eurospin, quelle da 1 euro, massimo 2 euro, ok? Quelle tra 1 euro e 2 euro. Stavolta, facendo un ragionamento con mio marito, abbiamo detto proviamo quelle che costano di più, quelle che parti da 2 euro e arrivi a 5. E quindi ho voluto prendere quelle, vediamo come sono. Ho preso Morellino di Scanzano Poggio Delci. Non ci fate caso al dito, ma mi sono tagliata col coltello del pane l'altro giorno. Poi ho preso Primitivo di Manduria,
Questo qui è Sole Moro e sempre della cantina Sole Moro ho preso anche il salice salentino, che questo non l'abbiamo mai assaggiato, mai mai mai, quindi sono curiosissima. Poi questo che ci era piaciuto tantissimo è il verdicchio. Chi si intende di vini sa che sono dei vini comunque buoni. Poi cantina qui Sannio ho preso il Fiano e il vino che io amo in assoluto, che è la Falanghina. Io amo la Falanghina. Ultimamente io ho scoperto anche un altro vino, che però adesso non mi ricordo il nome, che ci ho fatto l'aperitivo fino a che non ci hanno chiuso il bar per l'aperitivo alle 6. Non mi ricordo, stasera quando viene mio marito ve lo faccio dire da lui. E questa l'abbiamo chiusa. Passiamo adesso alla seconda busta, che è quella un po' più grande. Questo ve lo faccio vedere dopo perché ho preso un giacchetto. Allora, poi ho preso questi che sono le Simmental Fake, prese per magari qualche volta che non mi va di cucinare per cena, e l'ho prese per me e per Samuele, anche se ultimamente questa settimana tra cioccolatini e dolcetti vari abbiamo un po' sgarrato. Poi ho preso le birre. Allora, io di solito prendo le birre, quelle piccoline. Queste qui sono le Best Brau Premium. Sono la classica bottiglietta, la classica forma della bottiglietta da 33. E le ho prese due confezioni perché noi siamo due e tre non va bene. E quindi le ho prese due, così ce ne abbiamo tre a testa. Poi aspettate, ve le levo queste così almeno vedete un po' meglio. Ok, poi fatemi levare la roba che vi devo far vedere dopo. Allora, nel reparto pesce ho voluto riprendere queste che ci erano piaciute, che sono le vongole cotte al naturale. Queste qui ci faccio la pasta. Poi ho voluto prendere per provarli questi. Questi qui sono dei filetti di branzino o spigola. Filetto di branzino o spigola, questo qui lo voglio fare ai bambini panato quando noi ci facciamo questa per cena. Ok? Questa qui è all'orata. Quando noi mangiamo questa qui al cartoccio, a loro gli faccio questa qui panata, così almeno so sicura che Alessandro mangia pesce, perché il pesce fatto così me lo mangiava fino a 4-5 mesi fa, adesso non me lo mangia più, quindi va bene, andiamo avanti. Ho soddisfazione. Poi una confezione di succhi di frutta, questi qui della Puerto Sol alla pesca, questi qui sono un must, ve l'ho sempre detto. Poi ho preso, c'era in offerta finalmente il latte d'avena, che io preferisco al latte di soia, solamente che costa sempre in enormità il latte d'avena rispetto alla soia. E stavolta invece era in offerta a 89 centesimi e l'ho voluto prendere. Ne ho prese 4, così almeno ho la scorta. E poi ho preso 3 confezioni di latte, questo qui parzialmente scremato, a lunga conservazione per i bambini. Ultimamente non lo prendo mai, non lo prendo più il latte fresco, perché non lo so, poi magari non me lo vogliono perché quella mattina, un po' di mattine non vogliono il latte, a me mi rimane lì e sinceramente non mi piace. Invece questo qui rimane a lunga conservazione, è meglio. Poi ho preso le pasticche per la lavastoviglie, queste qui della Texal. Queste sono 30, sì, sono 30. Potete prendere per provarle, c'è scritto nuova formula potenziata al profumo di limone. E va bene, insomma, l'ho volute prendere. Mi sembravano quelle che si avvicinavano di più a quelle della Finish, anche se immagino che non siano la stessa cosa. Poi, allora, passiamo adesso a quello che non è abbigliamento, che non è. Passiamo adesso a quello che non è cibo, ma so, cazzatelle. Allora, per Natale io vi avevo detto avevano messo un sacco di cosine per Natale, solamente che mi sono accorta che non c'erano cose particolari a tal punto da farmi dire sì, le prendo, tranne queste qui che io avevo già preso l'anno scorso in color oro. Sì,
in color oro e basta. Sì, l'avevo preso solo oro. E invece ho visto che hanno assortito i colori e quindi le ho volute prendere un po' di più perché non so ancora di che colore sarà il nostro albero di Natale. Sono molto orientata quest'anno sull'oro e rosso per una questione di calore. Sono due colori comunque che danno l'idea di calore. Però a me il bianco, rosa, eccetera, mi è sempre piaciuto, solo che ancora non l'ho mai fatto, perché ho paura che non me cosa, non mi piace, dopo un po', cioè, mi stufa, ecco, no, che non mi piace, che dopo un po' mi stufa. Quindi preferisco, ho preferito temporeggiare sempre, però stavolta ho trovato delle cosine molto molto carine. Allora, l'anno scorso io avevo preso questi qui, li avevo presi, chi si ricorda, eccoli questi. Allora, c'erano pure l'anno scorso, quest'anno li hanno un po' assortiti e oltre al fiocco e all'albero hanno messo anche le rennine e basta, le rennine. Allora io che cosa ho fatto? Ho preso, visto che voglio fare quelle dorate, già ce l'ho dell'anno scorso e la mia intenzione è di fare... Allora, visto che la mia intenzione è di fare l'albero oro e rosso e quelli oro già ce l'avevo, ne ho presi i rossi, però stavolta invece di prendere i fiocchi, ho voluto prendere queste, che sono le rennine, queste qui, e gli alberi, così c'è un collegamento con quelle dorate, perché praticamente di quelle dorate ho questi fiocchi e quindi in questo modo riesco a bilanciare un pochino. Poi l'ho presi anche di altri colori passepartout che si potrebbero benissimo mettere insieme a quelli dorati o a quelli rossi, e sono questi due, i fiocchi e le rennine. Questi qui sono, diciamo, questo colore bianco con questi glitter così, che so, dei glitter che a me piacciono tantissimo, ma che non vi so descrivere il colore, verdini, boh, vabbè. Comunque ho preso questi qui e poi invece c'era un colore fantastico che io penso che andrò a prendere anche le rennine, appena torno all'Eurospin se le ritrovo, ed è questo colore qua, che è questo rosa, rosa bronzo. Rosa scuro, non ve lo so spiegare, però guardate, è fantastico, è bellissimo. E questo con questo fa una bella figura, con questo un po' meno, ma con l'oro è fantastico anche questo. Quindi vediamo un po', quest'anno sarà un po' una sorpresa l'albero di Natale, anche perché tra parentesi devo anche ricomprare l'albero. Devo ricomprare l'albero perché io ho tutti gli alberi di Natale tutti sconcassati. Quindi voglio comprare l'albero e voglio comprarlo di 2,10 m stavolta, anziché da 1,80 m. Lo voglio comprare da 2,10 m, voglio comprarci sotto, voglio metterci sotto un bel tappetino bianco, comunque una copertina bianca che fa tipo da neve. Insomma, ho tutte delle mie idee in testa. Comunque io compro le decorazioni, ma a me manca la cosa fondamentale, cioè l'albero e le luci. Però vabbè, questi sono dettagli. Allora, all'interno vi dico subito quante ce ne sono. All'interno ce ne sono 12, quindi diciamo che sono anche abbastanza. E costavano tipo 2 euro, 2,50 euro a confezione. Quindi sì, questi mi sono piaciuti. Poi invece di abbigliamento ho preso questi. Questi qui sono dei leggings termici invernali. Ho preso la taglia LXL per stare più comoda. Allora io ieri pomeriggio sì, ho fatto un ordine su Tezenis per delle calze. Ho preso delle calze sia classiche da 20 denari nere, sia quelle da 50, perché ho preso su Shein dei vestitini comunque che rimangono corti e sinceramente con le Dr. Martens preferisco metterci le calze coprenti. Solamente che poi l'ho pagate tipo 5,99 euro due paia.
Poi invece stamattina quando sono andata all'Eurospin ho trovato queste che venivano tipo 3 euro e l'ho voluto prendere, però l'ho presi grigi perché praticamente neri non c'era la mia taglia, c'era rimasta solo grigia la mia taglia, però non mi dispiace perché sotto ha un vestitino bianco, cioè un maglioncione bianco, ci stanno benissimo. E poi ho preso anche un'altra cosa che è questo qua. Questa qua sarebbe questa giacca che è una giacca anche questa sui toni del blu ed è tipo una giacca termica. Adesso la apro, me la metto e ve la faccio vedere indossata. Eccoci qua, allora questa è la giacchetta, ho preso come al solito una XL che anche se qui mi fa un po' di difetto ma non tantissimo, l'ho presa perché fascia il popò. Allora, è caldissima ragazzi, caldissima, calcolate che io sotto la canottiera, è caldissima, ha le taschette e arriva praticamente a metà coscia, ha il cappuccetto, carinissima, questa praticamente sarebbe una sorta di giacca, fa tipo da giaccone quando praticamente siete di corsa e dovete fare una commissione al volo, non volete mettere il giaccone sopra, mettete questa e andate. Carinissima, oppure quando uno vuole andare a camminare, veramente veramente figa, veramente figa. Solo che questi pantaloni che ho oggi addosso non ci stanno un granché bene, ci stanno bene i leggings perché rimane un po' lunghetto. Comunque sì, mi piace, aggiudicata. E anche di questa mi sembra di aver preso la XL. Sì. Anche di questa ho preso la XL, calcolate che io porto una 46-48 a seconda dei modelli, insomma. Niente, adesso vado a mettere a posto tutta la spesa e vado a fare i letti e basta perché qui la corrente va e viene e non posso passare l'aspirapolvere. Che disfatta, che peccato! Allora, adesso mi metto un attimo al computer perché voglio controllare le mail e devo assolutamente passare l'aspirapolvere dopo. Devo controllare le mail. Ok, eccoci qua. Voglio controllare un attimo le mail perché ci sono delle cose che non so se sono arrivate, se mi hanno staccato la corrente sia a Roma che qui nell'altra casa e quindi voglio un attimino controllare perché mi stanno facendo impazzire quelli, sia quelli di Acea che quelli di Sorgenia, che io capisco che cioè, uno in questi periodi cerca di mantenersi clienti, però se io ho una casa disabitata e io non ci abito perché abito nella mia, mi sembra abbastanza inutile pagare 50 euro di corrente, no? Un beso pure a voi? Vabbè, comunque questo è. Stamattina dopo 100 anni mi sono ritruccata, perché ultimamente io non mi trucco mai, perché col fatto della mascherina, dico, allora, il fondotinta non lo metto perché tanto se no mi rimane nella mascherina e niente. Giusto, ecco, un po' gli occhi, ma alla fine pure quello rimane un po' nel dubbio. Vabbè, comunque, gli ho detto, ho girato adesso il video haul di Shein, ho preso delle cose veramente carine, veramente, veramente carine, e ho azzeccato anche la taglia, cosa che non mi capita quasi mai. Quindi niente. Ah, ecco, una cosa che volevo dirvi è che ho aperto l'account TikTok su TikTok. Cioè, mi ci sto divertendo da morire con TikTok. Soprattutto io e Aurora ci divertiamo da matti su TikTok. Samuele un po' meno, però poi quando lo prendi nel momento che c'ha il periodo che è particolarmente ispirato, anche lui fa qualche cosa. E mi sta piacendo tantissimo, mi diverto tantissimo, quindi se volete seguirmi sono anche su TikTok con lo stesso nome del canale, quindi Emia World, quindi è abbastanza semplice alla fine trovarmi e niente, mi farebbe piacere insomma se mi seguite anche là perché rispetto, ecco, YouTube rispetto agli altri social è particolarmente lento.
Invece Instagram e TikTok sono molto più diretti, quindi è molto più immediati, quindi è più semplice, no? Rimanere in contatto con le persone con voi comunque che seguite il canale. Infatti io su Instagram metto tante stories, metto i post di quello che cucino spesso e volentieri o comunque dei post particolari che per me sono importanti. Faccio le stories su magari che ne so una giornata particolare, faccio una stories, insomma mi piace, è molto più immediato. YouTube prende più tempo, quindi se avete la possibilità di avere un account Instagram o un account su TikTok, seguitemi anche lì, che così almeno vi risulta più semplice seguire e vedere quello che faccio. E se no, se non mi volete seguire, non mi seguite, cioè non è quello il problema, è solamente per farvelo sapere, ecco, per chi magari mi volesse seguire sono anche lì. Adesso mi metto a controllare le mail, se no non finisco più, che sono già le 11:40, però ho fatto tante cose oggi, diciamo la verità, fate tante. Allora, eccoci qua. Abbiamo pranzato, ho fatto una semplicissima pasta spaghetti al pomodoro, insomma tanto siamo io e Aurora. Adesso Aurora è di là che sta giocando un po' col cellulare suo e io invece sto guardando il telegiornale, che forse era meglio che non guardavo perché insomma la situazione sta peggiorando enormemente, io non capisco, vabbè comunque. E poi parlavo con Aurora su quello che vorrebbe da Babbo Natale e quindi ho anche sondato un pochino quello. Ho chiesto anche a mia cognata per mio nipote e niente, quindi già ho le idee un po' chiare. Mi manca solo una di nipote che però stanno a Roma, non so neanche poi se verranno perché i genitori lavorano in ospedale tutti e due, quindi non si sa. E vediamo un po' come andrà sto lockdown. Boh, la vedo veramente, veramente brutto sto Natale, lo vedo però. Penso che farò di tutto per farlo passare nel migliore dei modi ai miei figli, a mio marito, ai miei suoceri, perché, ai miei cognati, perché non si può così. E va bene, va bene, detto ciò, niente, ora sparecchio, sistemo e poi mi godo il rilassamento con il trash di Uomini e Donne. Questa è la pausa che preferisco, il libro. Sì, sto ancora leggendo Eclipse, abbiate pazienza, ma a parte che è grosso perché è bello spesso, ma poi leggo nei momenti in cui ho voglia e soprattutto quando sono sveglia, il che è raro, quindi ci metto un po' per leggere un libro intero. E poi la mia tisana di Fitvia, che non è sponsorizzata né una collaborazione, l'ho presa con i miei soldini. Questa è la Caribbean ed è la mia preferita perché ha un retrogusto di ananas, cocco, insomma è veramente buona. E fa parte della linea Slim, che praticamente sono talmente dolci che non c'è bisogno di aggiungere lo zucchero, quindi mi piace tantissimo. E niente, va bene, mi prendo sta pausa. Aurora sta finendo di fare un disegno di italiano e porto i cani e cominciamo a pensare cosa fare per cena. Si muore dal freddo, c'ho le mani ghiacce, i capelli congelati, mamma mia, troppo freddo, troppo tutto insieme. Non so. Allora, qua adesso portate i cani a fare un piccolo giretto, ci disinfettiamo le mani. Eccoci qua, ci disinfettiamo le mani,
Io all'Eurospin ho preso questo qui, che c'è insieme nella confezione la ricarica, lo sto usando per i bambini perché è più semplice per loro pigiare, diciamo, pigiare la confezione. E a posto. A posto. È bello il tatuaggio qua, vabbè. Adesso mi levo le scarpe subito e mi rimetto a leggere. Lo chef a cena propone torta rustica con zucchine fatte tipo a spaghetti, i cubetti di prosciutto cotto e i pezzettini di sottiletta. Il Samuele arriva a 96 kg. Non far vedere il portafoglio pieno dei soldi. Pensano che siamo ricchi, non è vero, Non sono i miei. vabbè, vado a, ecco appunto, sono mai i nostri, non sono mai i nostri, andiamo ad infornare e a dopo, Ok, 25 minuti a 200 gradi. Vuoi un cocoiotto? Vieni su, vieni su, vieni su. Ah no, tu proprio l'accosti come. Ma niente, tu vuoi. Guardate rotella, Sembra un ruffianone maledetto. guardate rotella, guardate rotella. Finita con sto naso. Muoietto, Ma muoietto, maiale poi. muoietto. Dopo c'è tu, Queste sono le feste dei figli, quelli pelosi. Ciao mio capozzone. Ciao Ora capozzone. arriva la figlia e lui fa il geloso. È gelosissimo Spank. Non mi fa sembra esperto, non Allora, sono mentre esperto. lui controlla i vini, no, c'era una domanda che ti volevo fare, perché oggi mentre facevo vedere i vini, che ho fatto lo svuoto alla spesa, mentre facevo vedere i vini non mi sono ricordata il nome del vino, quello che mi piace tanto, che prendiamo al bar Bianco. come aperitivo. Gewürztraminer. No, non era quello, quello era il tuo. Lo beviamo sempre insieme. Quello È è? Gewürztraminer. Ok, quello lì ragazzi, che a me non mi viene mai il nome, e quello lì. E Ecco, quello del bar è anche della cantina tanto tanto buona. E infatti è ok. un vino tanto tanto buono. Quindi, quel vino lì che ha detto lui, il Gewürztraminer, prima o poi mi verrà il nome, Trentino Alto Adige? non lo Credo so. Trentino Alto Adige. Adesso non Vabbè, quel ricordo. vino lì più la falanghina sono i miei preferiti. Lui intanto sta guardando quello che ho comprato Dei per bianchi a dirmi me se va piace tanto bene. l'Orvieto Classico, io sono Orvieto sempre sull'Orvieto Classico. Classico. E dei Rossi? Beh, Negramaro. Negramaro? Negramaro. E Morellino di Come il Scalzano. gruppo? Palanghina del Sangue. Vabbè, lui intanto controlla i vini che ho comprato. Qui ci abbia... Ah, Quando sono questa stata a Mugliese, Roma, questa è buona, l'abbiamo spesso. sì, quando sono stata a Roma, abbiamo preso le calamite che c'erano attaccate nel frigorifero dei miei e sono praticamente tutte queste. Adesso voglio cominciare a fare Pure tutta questa, la parte pure sopra del frigorifero con le calamite, questa. Sono che mi buone, piace commerciali, ma tantissimo. sono Sì, vabbè, buone. Buon ne commerciale. parliamo di altro. Va bene, basta. E qui il forno va. Verdicchio, tanta roba. Ah, il vermentino di Gallura. Altro bianco che mi Vermentino piace. di Altro Gallura. bianco che Ok, mi piace veramente tanto, il vermentino. vermentino di Gallura, ok. A posto. Va bene. Guardate come si è Sono rotondeggiato. quasi un quintale. Manca poco A me piace poco. l'uomo, la panza. Dicembre si avvicina. Dicembre? Dicembre si avvicina e sono pronto per una buona porchetta, prosciutti, No, beh, le gambe ce le ha sempre porchetta, avute. salami.
Pancetta. Anche le sisotte. C'ho anche un bicipitone. C'è anche il bicipitone, quello è rimasto. Vabbè, basta, che poi se no si innamorano e io devo levare i commenti. Basta. Allora, il vlog termina qui. Noi abbiamo cenato e niente, mi sono pure dimenticata di farvi vedere quello che abbiamo mangiato, ma insomma abbiamo mangiato quella quella torta salata che avete visto, e poi i bambini hanno mangiato anche le uova e basta. È arrivata la frutta, quindi vi saluto. Stasera ci guardiamo il collegio, che a me piace tantissimo vederlo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Buonanotte.